Buonasera a tutti, siamo qui al Gospel Center per intervistare la famiglia Kubai e per sapere di più sulla loro love story. Ciao ragazzi, come Ciao, state? Francesca. Ciao Fra, tutto bene? Ok. Stiamo benissimo. Bene, bene. Siete pronti? Alle domande? Yes. Perfetto. Allora, partiamo da Ditmir. Sì. Chi eri mentre conoscevi Gloria? Mamma mia. Chi ero? Ero un ragazzo. Avevo 25 anni e in quel periodo della mia vita avevo fatto una scelta un po' particolare, che volevo dedicarmi a tutto tranne che a fidanzamenti, matrimoni, figli, malgrado io credessi in questo. Però Dio stravolge la vita di ognuno che lo cerca, e c'era un grido nel mio cuore di volere una stabilità. E una sera, per caso, cioè dall'altra parte del mondo dove abitiamo, del mondo sì. No, di Udine sì. Però col senno di poi era un incontro di destino, perché per me era un caso quella sera lì, anche per Gloria credo sia stato un caso, ma era un incontro di destino. E ho conosciuto Gloria, e poi da lì per 3 anni e mezzo siamo andati come treni. Invece tu, Gloria, chi eri prima di conoscere Ditmir e di conseguenza poi di conoscere Gesù? Perché comunque, da quello che sappiamo tutti quanti, è lui che ti ha parlato di Gesù la prima volta. Sì. Ero una ragazza rotta. Ero una ragazza che non sapevo la mia identità, distrutta dalle relazioni passate, sia con amici, sia con altri ragazzi. Ero una ragazza che... davvero diversa da quella che sono ora. Alle volte mi capitava proprio che mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Guardandomi con gli occhi di adesso vedo una ragazza totalmente succube di tutte le cose brutte che ci sono in questo mondo, di tutta la cattiveria che gira, di tutta l'arroganza, di tutta la superbia e voglia di calpestare gli altri. Cosa hai provato quando lei voleva fare sul serio con Dio? Abbiamo fatto un bel passo in avanti nella storia. Sì, è un po', sono un po' mischiato proprio per mettermi in difficoltà. Okay. Doveva essere allegra questa cosa. Facile e facile. Allora, mi si è chiuso un po' lo stomaco, perché quando lo leggi nei libri è un discorso, quindi quando lo leggi nella Bibbia è un discorso, quando ti avviene, cioè succede nella realtà, chiude lo stomaco, perché ero anche in una fase della mia vita dove avevo un po' paura di cambiare, nel senso mettermi in gioco totalmente, perché quando scopri Dio non puoi metterti in gioco al 30%, 60%, fino a qua non può, o ti metti totalmente o diciamo non sei mai soddisfatto. E quando io parlavo a lei a spot, cioè, non è che era ogni... anzi, noi vivevamo in una vita totalmente, se vogliamo, contro quello che si può pensare di credo cristiano, però c'era un desiderio, cioè, io mi ricordavo come vivevo quando ero con Dio, di quando pregavo, di quando si stava davanti a lodare, a cantare, diciamo, davanti a Dio. Io mi ricordo quando leggevo la Bibbia cosa succedeva in quel momento lì, che non succedeva nel periodo in cui ci stavamo conoscendo con Gloria. E io le dicevo a Gloria, parlavamo, no? E un giorno a Grado, un pomeriggio... Ti ricordi, mi hai detto, io vorrei di nuovo camminare a 1 metro d'altezza come una volta. Perché per molti può sembrare un'assurdità, no? Per tanta gente, anche per me era un'assurdità. Però chi sta con Dio... dentro, magari fuori cammini per terra perché la gravità ti tira sull'asfalto, però dentro sei a 1 metro di altezza da terra, cammini tranquillo. E faccio, penso a te, faccio Gloria, tutta questa gente, eravamo a Grado sulla passerella di Grado, tutta questa gente, ho detto, mamma mia, chissà se ha Dio nel suo cuore, perché chissà se cammina a 1 metro di distanza dentro o sta soffrendo. E Gloria mi fa, e tu fa, hai Dio nel tuo cuore. In effetti
E io sono rimasto perché mi ero, diciamo, allontanato per paure, per insomma non volersi mettere totalmente in gioco. E io, con tutta arroganza che ho sempre avuto, no? Sì. Ovvio. E lei mi fa, anche io voglio avere Dio nel mio cuore. Lì mi si è gelato il sangue perché non dovevo dimostrare che mi si stava gelando il sangue, però allo stesso tempo vedevo un'opportunità di stravolgimento totale della nostra vita. Ho detto, è un'opportunità. Bisogna rompere questa paura. Queste... Mm-hmm. E mi si è gelato il sangue. Poi, insomma, abbiamo pregato. E da lì siamo andati avanti, poi ripeto, 3 anni e questa parte sono stati molto veloci. Mamma mia, miracoli dopo miracoli dopo miracoli dopo miracoli, miracoli di miracoli. Sì. Invece Gloria, noi sappiamo tutti quanti qui al Gospel Center che tu sei un treno, vai avanti, non ti fermi su niente, continui ad andare avanti. Hai mai avuto paura o timore che lui poteva avere di pensamenti e magari tornare indietro e tu invece magari volevi andare avanti con Gesù? Dico la verità, è un problema che non mi sono mai posta, perché io avevo le idee chiare, okay. E quando ho sperimentato Gesù, ho deciso di seguire Gesù, nel mio cuore avevo già scelto, con lui o senza di lui, io vado avanti. Se Dio me l'hai messo al mio fianco, perché è l'uomo della mia vita, è l'uomo che devo, con cui devo stare tutta la vita, ben venga, Signore, sono contentissima, ti ringrazio, è un uomo meraviglioso. Mm-hmm. Ma se questo non è l'uomo che tu vuoi al mio fianco, non ti preoccupare, Dio, io ti servirò lo stesso. No. Bene. Come stai? Mi fai un treno? Vai avanti, spacchi tutto. È una garanzia questa tipologia di moglie, è una garanzia per un marito. Beh. Infatti noi siamo sposati, è una garanzia avere una persona del genere al fianco per la vita. Perché noi mariti siamo un po' strani alle volte, no? Cerebralmente siamo... alle volte giù, alle volte su. Un marito non è una persona, diciamo, nella normalità si dice che le donne sono quelle più instabili, ma anche i mariti sono spesso instabili. E avere una donna solida al fianco che anche, diciamo, ci puoi fare una chiacchiera intelligente, non solo parlare di novella 3000, no, perché ci sono persone che... sono persone che non parlano al giorno d'oggi, sono matrimoni silenziosi, no, in modalità aereo, muto. È una garanzia, io ringrazio Dio per Gloria, veramente. Com'è stato andare via da solo e tornare con lei, quindi con la responsabilità che avevi lei accanto? Quando abbiamo preso il nostro primo gattino, Mao, è successo molto dopo, però quando abbiamo preso il nostro primo gattino che no, ce l'hanno regalato, io inconsciamente mi sono alzato alle 7 del mattino per dargli da mangiare, e io non sono uno che si sveglia presto, io mi piace molto dormire, cioè, anche con il la quando siamo entrati qua insieme con Gloria, o meglio quando c'è stato il periodo che Gloria ha voluto scoprire un po' il mondo cristiano, capire certo. Un po' più di Gesù, ho compreso dentro di me che stavano cambiando gli equilibri per sempre, ma non tanto perché dovevo mettermi in gioco io oppure dire adesso, no, c'era la sua vita anche in gioco. Quindi è stata dura per me, ovviamente, come essere umano, come per tutte le persone, le cose nuove spaventano, però si sta parlando di una vita, no? E se la vita di un gattino è importante, diciamo, pensa alla vita di un essere umano come moglie, futura moglie. Quindi non si può rimanere con la versione 2.0, bisogna aggiornarsi. E un marito che non si aggiorna è la prima causa di distruzione per la famiglia. Quindi quando ho realizzato questo, ti devi aggiornare, devi anche prenderti le responsabilità che devi prendere. Sono magari difficili, sono pesanti, però non puoi svincolarti. Cioè, un uomo è stato progettato per prendersi responsabilità. Chi non le sa prendere, Gospel Center, formiamo uomini per prendersi responsabilità con la parola di Dio. Quindi è buono che un uomo si prenda il proprio carico e non lo lasci alla moglie, non lo lasci alla insomma, già ci sono tante cose che le mogli fanno. Che le donne fanno, e se anche dobbiamo dargli il carico
peso della responsabilità non funziona, cioè è un peso troppo grande da gestire una donna da sola. E anche un marito che dice io ti amo, io ti amo, io... No, amore è prendersi le proprie responsabilità. Quindi così. Che avete scelto di non avere rapporti prima del matrimonio? Rispondi tu. No, no, è per entrambi. Rispondo prima io, poi Quindi lei rispondo. risponde da donna, tu rispondi da uomo. Allora, perché abbiamo deciso? Perché Dio ha detto che è una cosa utile. E io mi sono sempre fidata. E anche se è una cosa che non capivo, perché ovviamente veniamo da una società che insegna tutto l'opposto, mi sono sempre fidata di Dio e ho detto, se Dio mi chiede e mi consiglia, che io non obbliga nessuno, se Dio mi consiglia di astenermi da rapporti sessuali prima del matrimonio, un beneficio c'è. E nel matrimonio lo puoi sperimentare. Da uomo? Da uomo, il sesso per un uomo è basilare come atto quotidiano. Solo che è un'arma. Eh sì, perché l'uomo nel suo. L'uomo, insomma, nella testa. Lavarsi la faccia, uguale. Non ci potete, non mi potete capire, cioè, gli uomini mi capiranno, ma è un'arma a doppio taglio il sesso, va usato nei metodi corretti, se no ti si ritorce contro. Cioè, il sesso può distruggere la famiglia o può essere la cosa più bella che ci può essere tra moglie e marito. Sì, quando siete tornati in chiesa, tu ti sentivi un esempio per lei oppure dicevi, boh, tanto ci sono gli altri, saranno gli altri un esempio per lei, io posso fare la mia vita, posso andare, posso venire, posso fare quello che voglio. Quando siamo approdati di nuovo al Gospel Center, c'erano domeniche che io dormivo e lei veniva a sentire la parola la domenica. Sì. Poi c'erano periodi che io mi alzavo e arrivavo, cioè, andavamo con due macchine. Quindi non, per tornare indietro alle responsabilità, non me ne stavo assumendo subito le responsabilità, però a una certa. Cioè, ho dovuto assumermi le mie responsabilità perché andava fatto e quindi Certo. abbiamo iniziato con ogni sforzo, io soprattutto, siccome ero, voglio, testone, così. Ma adesso quella la domanda fatale, quella che vogliamo sapere tutti quanti. Come hai chiesto a Gloria di sposarla? Vogliamo sapere un po' questo gossip, perché Gloria ogni tanto alla domanda ce lo racconta, ma vogliamo sapere te come l'hai fatto. Avevamo mangiato un Nimis, se non sbaglio, Capodanno. Capodanno, era Capodanno, perché Ok. ci avevamo conosciuti un anno prima, il 31 Ok. dicembre, e il 31 dicembre dell'anno dopo le ho chiesto di sposarmi. Avevo quella sera 38,9 di febbre. Meno male che non era tempo di Ma virus, gli ho detto, Non era, no, no, no. Avevo quella 38,9 di febbre. Avevamo mangiato pesantissimo in una serata, notte di Capodanno. Insomma, quindi ero in una situazione fisica non adeguata. Sentimentalmente ero terrorizzato perché non ero neanche lucido. Quindi. cioè, me l'hai chiesto perché non eri lucido. No, no. Non ero lucido perché in più avevo delle frustrazioni. Come responsabilità, appunto, perché insomma, al giorno d'oggi non tanti ragazzi, però a un certo punto stavamo venendo al Gospel Center per salutare i fratelli che erano qua a fare una cena e gli faccio: Gloria, non va più la macchina. Come non va più la macchina? Faccio: guarda, c'è il pedale del gas che non va più. E io stavo facendo finta e lei stava quasi dormendo. Stavo benissimo, dopo mangiato, si dileccava, E mi relax. fa, boh, accosta, fa. E io c'avevo l'anello qua. E accostiamo e facevo, boh, dai, fammi luce che vediamo nel motore se non Tutto va o non va. volevo tranne che scendere al freddo, Mamma mia. al gelo, al buio. A un certo punto, Vabbè. mentre Gloria puntava al faretto lì con gli abbaglianti della macchina, che mi sono messo davanti al cofano della macchina, mi sono inginocchiato e Gloria ci ha messo 32 secondi per capire quello che stava succedendo, no? Era bagnata da tutte queste luci, non si vedeva Ed eravamo qua sullo niente. stradone.
E nel mentre c'era una famiglia di persone serbe che c'era musica serba e ci facevano gli applausi e noi e Gloria diceva sì, e ci facevamo gli applausi. No. Bello. Non poteva succedere che in un altro modo. Chiaro. Bello, bello. C'è gente che lo fa alla Torre Eiffel, noi davanti all'Iveco sullo stradone. Gloria, o comunque entrambi, avreste mai pensato che in un anno potevano esserci tanti cambiamenti? Cioè, voi avete detto prima, 31 dicembre vi siete conosciuti, 31 dicembre sposati. Allora, io non so che piani di vita aveva lui, ma quando ci siamo conosciuti io avevo totalmente altri piani di vita, perché, come ti ho detto prima, ero distrutta. Tutto pensavo tranne che al matrimonio, ero uscita da una storia che mi aveva molto ferito, quindi avevo messo in dubbio tutte le cose in cui credevo, quindi mai avrei detto che in un anno mi sarei poi battezzata e sposata. Ecco, proprio il combo. Sto imparando a correre con Dio, non a camminare. In un anno abbiamo corso tanto e nei 2 anni e mezzo dopo abbiamo corso ancora di più dell'anno precedente, dell'anno diciamo che ci siamo incontrati, quindi è stato un correre però non fuori da ogni dimensione, non è che corriamo, facciamo, no, è stato ponderato ma intenso. Io credo che c'è gente che in 10 anni non ha fatto quello che noi abbiamo fatto in 2 e mezzo, in 10 anni. Tornereste indietro magari per aspettereste un po' di più per sposarvi o per comprare casa o per fare quello che poi una coppia fa dopo il matrimonio? No, perché ogni passo che abbiamo fatto io so che c'era la mano di Dio, quindi era il tempo di Dio, era il tempo giusto. In tutti i passi che abbiamo fatto, ecco, ci siamo sempre fidati di Dio e avevamo Dio come garanzia, quindi sapevamo che quello che stavamo facendo aveva la benedizione di Dio. In diverse situazioni mi sono trovato ad esempio anche quando le ho chiesto di sposarmi a Gloria, che abbiamo fatto una chiacchierata ad esempio con il pastore, questo è data agli inizi di dicembre, dove gli ho detto sai pastore, io vorrei fare questo e l'ho preso questo come abitudine nel tempo di fare prima una chiacchierata con la mia autorità, con le persone diciamo che mi stanno seguendo. Perché si può incorrere in pericoli, in rischi di l'ho fatto, potevo non farlo. No, io preferisco farlo e farlo bene, però prima tutelarmi. Quindi non torneremo indietro. Neanche nei divani in pelle che abbiamo comprato. Questa è un'altra storia. Richiamala questa. Però sì. Allora, com'è stato dire alle vostre famiglie che vi volevate sposare così giovani? Perché comunque avevate 21 e 26 anni. Rispondo io. Come ho detto dall'inizio, le cose nuove spaventano e soprattutto le persone nuove spaventano. 31 dicembre 2015 ci conosciamo, 31 dicembre, no, era un po' prima, gli diciamo che dobbiamo sposarci ai nostri genitori. Dopo. Non è normale, genitori, i suoi genitori non mi conoscevano. Certo. Albanese. Da chi è tuo padre, chi è tua madre, non ci conosciamo, è normale che c'era spavento, è normale. I miei genitori si fidavano di me perché insomma alla fine dei conti io credo che chi ha da perderci a livello sentimentale è la famiglia che dà la figlia. Perché insomma è la persona delicata, cioè non sai chi te la sta prendendo, sei un delinquente, cioè io avessi una figlia anch'io sarei frustrato. Io mi sono messo poi dopo nei panni dei miei suoceri e sono stati dei signori, perché uno può dire ma chi sei, non ti conosco, cioè insomma la reazione è stata nuova per entrambe, perché i miei genitori mesi prima mesi dopo sposarsi, cioè anche loro gli hanno rotto gli equilibri, malgrado ovviamente sono un ragazzo, quindi dici sì, però è stata una reazione forte da entrambe le famiglie. Ovviamente anche noi potevamo essere un po' più delicati.
segnale prima, una sì. bomba, giusto? Sai, ci sposiamo. Insomma, non è stata, è stato, come ripeto, come ogni sì, novità, sì. all'inizio rimani, ma se uno dice, se ci fosse, ma non credo che ci sarà un'altra domanda, sei contento con i tuoi suoceri? Se avessi dovuto sceglierli, meglio di così. Cioè, come non è pensabile, cioè, molte volte mi metto, no, come anche i miei canoni di pretese, no? Ma dove la trovo io una suocera che mi cucina meglio di Roberta? che mi ama più di Roberta, che mi tratta come figlio? Cioè, non la trovi, cioè, non, insomma. Okay. Ho un suocero che ha un cervello che io, se a lui gli dai un chiodo, un martello e gli dai un ago e filo, ti costruisce il Titanic. Cioè, ha un cervello, cioè, non è scontato avere delle persone così al fianco per il resto, diciamo, della vita. Non è facile, non è da tutti i giorni, quindi ci sentiamo onorati, mi sento onorato. Però è stata forte la reazione, insomma, delle famiglie, è stata intensa. Invece per te, Gloria, com'è stato passare da casa con mamma, quindi un pochetto più scialla, a essere tu effettivamente la moglie, la donna e poi un giorno anche la mamma? Diciamo che mi sto ancora esercitando. Allora, non è facile, perché da una casa in cui comunque la mamma gestiva le cose, sì, le davamo tutte una mano, ma non dovevi pensare, ma la lavatrice l'ho fatta, non l'ho fatta, ci sono vestiti nell'armadio. Bisogna iniziare a ragionare anche su queste cose qua. E non è facile, soprattutto perché c'è il lavoro, c'è tutti gli altri impegni. È un esercizio. Dite gentile, tanta pazienza, anche se non ho magliette da mettere nell'armadio. Ho imparato a stirare. Ci mancherebbe, giusto? Ho imparato ad azionare la lavatrice. Esatto. Quindi è una scuola. Okay. Si impara mai. Come avete fatto a incastrare, tra virgolette, un po' come un puzzle, le vostre tradizioni? Perché comunque, come hai detto, tu sei albanese, quindi avrai le tue tradizioni da parte della tua famiglia, e tu sei puramente friulana, quindi hai le tue tradizioni. Come avete fatto, non solo nel matrimonio, nel senso come cerimonia, ma anche proprio nella vita stessa, quindi dopo il matrimonio, dopo la luna di miele, tutto quanto? Allora, devo dirti che è stato un punto dolente, nel senso che più volte, per una cultura diversa che abbiamo, per come la pensiamo in determinati argomenti, ci sono state delle discussioni. Certo. All'inizio un po' più animate, perché non sapevamo bene come comunicare tra di noi, adesso un po' più civili. Però è ovvio che... civili, ti piace? Della serie non ci chiami. Ma ovvio che, grazie a Dio, abbiamo un metodo di misura, un metodo di paragone, che è la parola di Dio. Quindi quando la mia cultura dice una cosa, la sua cultura dice un'altra, ci fermiamo e diciamo, ok, la Bibbia cosa dice? Okay. E quando non riusciamo a venirne a capo, grazie a Dio ancora abbiamo delle autorità, dei pastori gentilissimi, disponibilissimi, poveri, si sono fatti delle consulenze anche alle 3 di notte per aiutarci, però è stata una grande benedizione certo. per la nostra vita, perché sennò i piatti rischiavano. Certo. Non staremmo insieme se avessimo basato il nostro rapporto sulle culture, perché io ho un pretese, se parliamo di culture, molto rigide, perché ho visto matrimoni rigidi. E ovviamente ci sono incongruenze tra culture e culture, infatti molti matrimoni che si basano su culture, 10 anni, poi si rompono. Certo. Abbiamo scelto e ci stiamo impegnando ogni giorno a fondare il nostro matrimonio su Dio, quindi su principi cristiani. Non sono principi anomali, assurdi, sono principi molto elementari, che però si sono dimenticati negli anni. Questo ci sta aiutando a rafforzarci, anche a cambiare, diciamo, l'uno in funzione dell'altro e l'altro in funzione diciamo, del marito. Perché c'è l'idea, ad esempio, come per la lavatrice di prima, che deve farla la donna. Non è vero.
bisogna cooperare al bene della famiglia. C'è una se famiglia. No, rimane senza se no, rimane senza famiglia. Ormai la parola matrimonio nella società è andata un po' fuori di moda, no? Perché tutti sì. quanti convivono, fanno tutte le loro robe. Sì, sì. Voi invece cosa ne pensate? Perché vi siete sposati e credete in questa parola? Ho detto che c'erano domande scomode. Matrimonio. Il matrimonio è un pilastro che ho sempre voluto, ho sempre creduto. Una volta mia mamma ha fatto una domanda quando eravamo piccoli, a me e mia sorella eravamo in macchina, fa cosa, che sogno avete da grande? Io ho detto, mia sorella ha risposto quello che ha risposto, e io ho detto avere una famiglia stabile, una buona famiglia. Non ho mai avuto cioè cose anomale, astronauta, no? Queste, però ho sempre desiderato una buona famiglia e ho scoperto il metodo e il modo per averlo, seguendo Dio. Sì. Non ci sono altri metodi, almeno se qualcuno ne scopre un altro me lo dica, che ci possiamo confrontare, ma quando ho scoperto che attraverso la parola di Dio potevo avere una famiglia stabile, ho desiderato ancora di più il matrimonio. Allora, tante volte il pastore ci dice che finché si è fidanzati, tutto amore, rose, fiori, cioccolatini, luna di miele uguale, e poi come fate voi a risolvere le problematiche, i litigi, il lancio dei piatti all'improvviso? Com'è stato per con voi di il plastica. Post? Com'è stato il post luna di miele? Mangiamo fuori. Perché allora, è stato quello poi dopo alla fine che avete iniziato a vivere veramente una vita di coppia, quindi... Sì, quindi come sottolineavi tu non c'è stata convivenza e quindi tornati dalla luna di miele effettivamente siamo andati a vivere insieme. Devo dirti che il primo anno... I primi due forse? Anche il terzo. Sempre meno. Diciamo sono stati un po' turbolenti perché ti vai a scontrare con tutti gli aspetti diversi che ci sono. Che può essere dal come rifai il letto a cosa ti piace mangiare la sera. Bisogna mettersi d'accordo su tutto. E non è facile, ci sono tanti argomenti. Penso che la cosa principale, la cosa più importante sia avere amore e rispetto reciproco. Mm-hmm. Questo porta a una comunicazione sana. No, è inquietante! Inquietantissimo! Stai attenta a cosa dici! E quindi io penso che il rispetto e l'amore ci aiutano a uscire da tutti questi litigi, da tutte queste discussioni. Ammetto che i primi anni sono stati difficili perché non sai come dare amore, come dare rispetto, perché magari l'hai visto tutta la vita in un modo, quando in realtà lui ha bisogno del rispetto in un modo e io l'ho sempre espresso in un altro. Certo. Quindi le discussioni all'inizio sono state tante. Sono stati bellissimi, non abbiamo mai avuto problemi. Guarda, quindi i matrimoni che dicono, mi sposo con questa persona perché non ha, perché è perfetta, io vado sempre d'accordo. Io non ho paura per quei matrimoni là perché dico, magari tra 6 anni che si aprono queste due persone, perché magari sono persone chiuse che finché non ti apri non c'è soluzione di problemi. E finché non ti apri non si può definire, diciamo, un matrimonio. Perché è un rischio di aprirsi, cioè, è un rischio anche aprirsi. Rischio. Bisogna aprirsi, e nel matrimonio, quando ci dormi 24 su 24, stai vedendo... Cioè, se lì, noi dormiamo 24 noi dormiamo 24 24 ore su 24, non fate niente. Cioè, bisogna imparare gradualmente ad aprirsi e aver fiducia. Il problema è che al giorno d'oggi non c'è un fondamento su cui poggiano i matrimoni, per questo la gente ha paura di aprirsi, perché se io non baso il mio matrimonio su un fondamento, come noi abbiamo basato il nostro matrimonio su Gesù, cioè hai paura di dire, sai, a me vorrei essere rispettato in questo modo qua, perché mi stai mancando, ma chi sei, ma tu, divorzio, perché adesso va di moda anche il divorzio. Certo. Noi non crediamo nel divorzio, il divorzio è una condizione che l'essere umano ha messo, secondo me, è una mia opinione, che ha messo per
non assumersi più le proprie responsabilità e non mettersi in gioco. Noi amiamo metterci in gioco, anche se discutiamo, anche però non è una discussione a fine distruttivo, è una discussione per conoscerci. Ogni giorno ci sono modi nuovi per conoscerci. C'è chi lo fa coi piatti, noi lo facciamo normalmente. Il cuscino con la Bibbia. Boom. Noi amiamo discutere col tono di voce normale. Io discuto col tempo. Una domanda un po' più da donne, diciamo. Come è stato, tornando un po' indietro, dopo appunto che avete scelto di essere puri fino al matrimonio, da donna ricominciare ad avere rapporti, quindi anche magari nella luna di miele un po' l'imbarazzo di fare un rapporto comunque? Sì, non è stato così naturale com'era, perché comunque l'educazione sessuale che c'è fuori dalla chiesa, fuori dall'ambito cristiano, è molto diversa, perché in un atto matrimoniale, secondo l'insegnamento di Dio, prima di tutto viene l'amore e il rispetto, cose che alle volte mancano. Mm-hmm. E quindi è stato un imparare da zero anche lì, una, come dice il pastore, aprire l'uovo di Pasqua, una sorpresa. E abbiamo sperimentato delle sensazioni anche nuove, che avendo un'unione, un rapporto intimo, con amore e rispetto, con l'amore e quel rispetto che Dio ci insegna, anche le sensazioni che si provano sono davvero diverse. Wow. Per te, Dickmi, invece, com'è stato? Ovviamente non l'imbarazzo, perché sei uomo, quindi l'imbarazzo non ci poteva essere. C'è imbarazzo perché ti cambia tutto, no? Non è più la ragazza che hai conquistato la sera, che poi magari non vedrai più, è la donna con cui ci dovrai passare il resto della tua vita. E, diciamo, la volgarità che si è creata nel sesso, diciamo, al giorno d'oggi, abbiamo voluto rifiutarla. Questo ci ha fatto tornare a quando non sapevamo niente del sesso, da dover riniziare da zero. Non è facile, perché, cioè, ripeto, la volgarità in un matrimonio rovina il matrimonio. Abbiamo deciso di non volerla più. È un vivere quotidiano. Abbiamo avuto difficoltà, perché è stato difficile, è stato complicato purificare il matrimonio, diciamo, rendere una cosa santa, cioè una cosa appartata. Non è stato facile, non è tuttora facile, però vittoria dopo vittoria la stiamo conquistando. Cioè non si può dire neanche, stiamo bene. Se in un giorno X ci fosse un'opportunità di confronto tra una coppia che ha voluto togliere la volgarità che questo mondo pubblicizza, no? del rapporto sessuale volgare, e una coppia che non l'ha voluto togliere, vuole vivere in un rapporto sessuale volgare, come pubblicizza questo mondo qua, crediamo che noi siamo un po' più in vantaggio, come piacere nel godere, diciamo, di questo rapporto sessuale, che è una cosa che Dio ha messo, non è l'uomo che ha inventato. Nel giro quindi di 3-4 anni vi siete fidanzati, sposati, aperto un negozio e a breve diventate genitori. 12 gatti. 12 gatti. È vero, ci sono anche i gatti. Porterete prima la gatta di me. Come vi sentite in merito a questo? Quindi che la vostra vita in 4 anni effettivamente è cambiata, 3 anni e mezzo, è cambiata completamente rispetto magari a tanti altri che invece sono 2 anni, 3 anni, 10 anni, sono ancora lì, che è sempre la stessa. Ci sentiamo, almeno io mi sento benedetta, mi sento graziata. Stiamo entrando nella mentalità piano piano che questo è la normalità di Dio. Per tanti può essere, wow, chissà cosa hanno fatto, mamma mia, ma come fai a tenere 2 macchine? È la normalità di chi sta seguendo Dio. Ma come, cioè, oh, ma che bella casa, ma come te la... È la normalità di chi segue Dio. Stiamo entrando in questa mentalità, perché per tanti può sembrare, mamma mia, hai queste piastrelle qua nel bagno, ma sono costosissime. È la normalità di chi sta seguendo Dio. Quindi noi stiamo entrando in questa mentalità qua. Certe cose neanche più ci sorprendono, ma certe ci sorprendono, come il fatto che avremo un bambino, ci sorprende. Però è la normalità di chi segue Dio, sempre di benedizione in benedizione in benedizione.
E ora facciamo un piccolo giochetto, tra virgolette. Dovete dare un suggerimento a testa, quindi in base al vostro sesso, quindi maschio o femmina, sì, a una persona single, quindi a un ragazzo single e una ragazza single. Mm. Un suggerimento che a voi magari serviva quando eravate single e che dopo vi servirà anche nel fidanzamento e poi più avanti. Io ce l'ho. No, vai. No, ma vai tu. Allora parlo... Sì, parla loro. Parlo a lei che mi sta guardando. Esatto. Non regalarti. Tu vali molto di più di quello che dicono gli altri. Vado io? Sì. Guarda, sempre il ragazzo che ti sta ascoltando. Sto parlando a te. Hai bisogno di una persona che ti ami come un padre. Non, da uomo parlo, non puoi vivere da orfano. Cioè, non puoi vivere autogestendoti. Hai bisogno di un padre. Cercati un padre. Se non hai mai avuto un padre, cercati un padre che possa amarti e curarti come figlio. Se no, non vai avanti. Invece adesso un consiglio. Quindi un consiglio per una futura fidanzata, quindi una fidanzata che si sta a breve per sposare e un fidanzato che si sta a breve per sposare. Quindi guardate sempre lì e parlate con lei o lui. Vai tu o vado io? Vai tu, io devo fare pensare. Un consiglio che a voi poteva essere utile quando eravate nel fidanzamento, magari anche su ambito sessuale o su qualsiasi altra cosa. Sull'insicurezza, magari sul fatto, oddio, ho paura che non sia lei, come faccio? Fidanzato, quindi siete in due, siete fidanzati in due e avete ambizione di vivere insieme per la vita, insomma, al giorno d'oggi non è pensabile farlo con le proprie forze. Ripeto, è possibile che inizi un rapporto di matrimonio con da solo, ma mantenerlo stabile non è poi così scontato da qua a 15 anni, perché stiamo sperimentando che il matrimonio cambia all'ordine del giorno e ti consiglio di avere delle persone di fiducia che ti possano incoraggiare quando sei nei momenti bui della tua, del tuo percorso, insomma, di matrimonio. Stavo pensando proprio alla stessa cosa. Cercate una coppia che vi possa essere da mentori, per noi sono i nostri pastori, di cui ci fidiamo, quindi una coppia di cui vi fidate, che sono un bel esempio, che conoscete, che sono persone integre, che non fanno finta e che possono aiutarvi nei momenti difficili. E invece un incoraggiamento per tutte quelle coppie giovani che ci sono sia all'interno che alla chiesa che fuori, che comunque ultimamente ci sono tante coppie che si sposano così perché va di moda oppure no, e oppure tutte quelle coppie che sono all'interno della chiesa che sono nuovi appena da pochi mesi e hanno bisogno di un bel incoraggiamento per poter andare avanti, ovviamente moglie, marito, moglie, figli prima io. Sì. Io voglio ricordarti o farti conoscere un versetto che è: cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi se hai paura di qualcosa, stai cercando qualcosa, stai cercando un marito, vuoi sposarti, hai ambizioni di fare una bella famiglia, ma metti in ordine le priorità. Quindi cerca prima Dio, il regno di Dio, e Dio poi risponderà a tutti i tuoi desideri in una maniera che tu neanche immagini. Una coppia non può basare il suo percorso su due, deve basarlo sempre su tre. Dice la Bibbia che una corda a tre capi non si può rompere. È difficile, non si può rompere. Se c'è il terzo capo in una coppia, che sarebbe Gesù, che è Gesù, difficilmente il tuo percorso sarà, diciamo, un fallimento. Ci saranno problematiche, ma il terzo capo, che è Gesù, risolve sempre le condizioni. Quindi ti incoraggio a cercare Gesù. Questo è un incoraggiamento per le coppie dentro, fuori, su Marte, su Plutone. Cercare Gesù è la soluzione per tante problematiche, non solo per le coppie, insomma. Va bene, grazie ragazzi per questa intervista, sicuramente ne faremo un'altra.
magari con la piccola o il piccolo che arriverà, quindi scopriremo come essere mamma e papà. Ah, sì. E ci vediamo la prossima volta. Grazie Francesca. Grazie a voi. Grazie. Ciao.